Non commento mai i processi a mio carico e con queste parole che il senatore Antonio Azzollini ha lasciato la sede che ospita la Giunta per le autorizzazioni del Senato al termine della sua nuova audizione. Era stato lo stesso senatore dell'NCD a chiedere di essere riascoltato per poter anche presentare la documentazione in sua difesa. Ho riferito a quello che dovevo riferire, vi ho detto prima, adesso vediamo che cosa la Giunta continuerà. No, ho presentato i documenti, quelli che già l'altra volta mi erano stati richiesti, li ho presentati tutti. Presentata anche la dichiarazione messa a verbale di suor Marcella Cesa. La suora dichiara e verbalizza che questo signore Tonino Logatto, che è il padre del giovane Logatto che dice di aver sentito quella frase, è stato lui a minacciarla dicendo che mi avrebbe graffiato la faccia a sangue. E nel proseguo di questa sua dichiarazione la suora dice: Azzollini con me si è sempre comprato più che correttamente. Una difesa campata in aria, secondo il senatore Gianrusso del Movimento 5 Stelle. Si tratta di difese campate in aria e appese al nulla, che lasciano il tempo che trovano e indicano un grave stato di difficoltà della difesa del senatore Azzollini. La Giunta tornerà a riunirsi mercoledì prossimo. Io presenterò la mia proposta in qualità di relatore alla Giunta rispetto al procedimento che investe il collega Azzollini.